Giovanni Contini, co-founder Euclid. Buon pomeriggio, Giovanni, e grazie per essere con noi. Buon pomeriggio a voi. Giovanni, la prima cosa che vorrei chiederti naturalmente è il tuo parere sulle vendite che stiamo assistendo oggi. Quale credi sia il motivo principale? Ma sicuramente eravamo in una fase abbastanza a bolla e ci sta totalmente che ci sia una correzione di questo tipo, soprattutto quando buona parte della salita del prezzo nei mesi scorsi era guidata non solo da Elon Musk, ma anche da tutti gli istituzionali che lo seguivano. Ora questo retromarcia da parte di Musk ovviamente fa pensare un po' a tutti quelli che hanno investito sulle criptovalute negli scorsi mesi. Assolutamente sì, però sai, non possiamo paragonare il Bitcoin alle altre criptovalute, al massimo lo possiamo fare con l'Ether, anche se a livello di prezzi sono proprio diversi. Volevamo capire, a tuo avviso, quali potrebbero essere i nuovi minimi del Bitcoin? Si può tornare ai 20.000 euro? Scusate, al Ma 20.000 dollari? sì, nulla da escludere, è difficile, però non è impossibile perché già nel passato dei tonfi da 70-80% li ha fatti il Bitcoin, quindi non sarebbe una novità che lo faccia di nuovo. Volevo capire che cosa bisogna fare, o meglio, che cosa devono fare tutti gli investitori che possiedono il Bitcoin attualmente, bisogna tenerselo o meno? Ma in generale una persona che investe in Bitcoin deve essere consapevole del fatto che è uno strumento altamente volatile. Poi uno ci può investire per la tecnologia e può tranquillamente rientrare nel gruppo di quelli che si chiamano HODLer, che indipendentemente da come vada il mercato trattengono le loro criptovalute. Chi invece è entrato puramente per speculare, sicuramente non mi sento di consigliare le criptovalute come uno dei primi strumenti a cui approcciarsi nel mondo finanziario, proprio per via di queste situazioni qui. Da un Assolutamente. lato può farti diventare straricco, come anche farti perdere il 50% in 2 settimane. Assolutamente sì, volevo capire anche il tuo parere per quanto concerne il comportamento di Elon Musk, mi riferisco ai tweet compulsivi, abbiamo visto nel passato, però gli ultimi tweet legati al Bitcoin erano diversi, ovvero Elon Musk ha detto che non si potrà acquistare più Tesla con Bitcoin naturalmente, una cosa che aveva comunicato invece circa un mese fa, che avrebbe dovuto essere possibile assolutamente. Il motivo è un motivo molto chiaro, ovvero il fatto che il mining, ovvero la produzione di Bitcoin, inquina. Però il fatto è che questa cosa già la sapevamo da un bel po' di tempo. Come mai, a tuo avviso, questo annuncio così improvviso da parte di Elon Musk ha una logica per te o meno? Ma c'è da dire che comunque sia dietro a Tesla cioè, non c'è solo l'interesse dei Bitcoin, ma ci sta tutta un'azienda su una industria totalmente decorrelata. Dove c'è correlazione è sul fatto che chi compra Tesla comunque è un promotore della green economy, crede nelle auto elettriche come soluzione all'inquinamento mondiale. E ritrovarsi l'amministratore delegato di tale società, che peraltro campa vendendo tantissimi certificati verdi, può fare un po' senso. Quindi è anche normale che possa avere avuto pressioni da quel punto di vista lì. Certo è che, come dicevamo prima, non è una novità che possa inquinare così tanto il mondo del mining, quindi sì, ci poteva anche pensare prima, però un filo logico ci può anche essere. Assolutamente sì, però un'altra cosa da ribadire piuttosto importante è che quando abbiamo visto le trimestrali di Tesla, gran parte, sia per quanto concerne la top e la cosiddetta bottom line, ovvero i ricavi e i profitti, erano legati appunto agli investimenti in Bitcoin che ammontano ad 1,5 miliardi di dollari. Quindi attenzione perché si tratta di una somma piuttosto importante. Quindi si può parlare di una manipolazione di mercato da parte di Elon Musk, poi è ovvio che le criptovalute non sono, come dire, sotto l'osservazione della SEC, ovvero della Securities and Exchange Commission, quindi non li possono dire assolutamente nulla. Però
Però è ovvio che tutto ciò che ha twittato ha avuto un impatto piuttosto importante, come? Sì, beh, sicuramente no, non solo in questo caso specifico con Tesla, ma anche col Dogecoin soprattutto, è riuscito a creare delle situazioni che lasciano immaginare che potrebbe aver manipolato il mercato. Dal punto di vista dei regolatori, sta alla SEC decidere come affrontare questo tema qui. Purtroppo non siamo noi a influenzare più di tanto questa la loro prospettiva, insomma, su questi temi. No, 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 certamente io stavo dicendo dal tuo punto di vista, una persona che comunque è focalizzata sul Bitcoin da tanto tempo, insomma, ci siamo sentiti più volte sulle fonti anche durante la nostra trasmissione internazionale in inglese, però dal tuo punto di vista si tratta di una manipolazione o meno? Ma è stato molto, diciamo che ha una mania di twittare impulsivamente da parecchi anni, quindi non è una novità, e il team attorno a lui l'ha un po' bacchettato in parecchie occasioni sul fatto che debba stare più attento. Quindi anche in questo caso, pure quando gli hanno chiesto se stesse ancora tenendo i Bitcoin o meno con Tesla, non si è mai espresso in una maniera nettissima, lascia un po' intuire una direzione, poi è il mercato che reagisce in maniera spropositata ai tweet di Musk. Però non necessariamente anche il tweet che avete appena condiviso, "Who let Doge out", non vuol dire acquistate Dogecoin perché vedo un valore spropositato, è una battuta. Poi se il mercato vuole comprare impulsivamente, non è un problema di Musk. Ecco, tra poco parleremo anche del Dogecoin perché naturalmente vogliamo sentire il tuo parere per quanto concerne questa criptovaluta partita come scherzo, però ormai è diventata mainstream crypto, se vogliamo chiamarla così. Però prima volevo capire se questa funzione del Bitcoin di hedge che abbiamo notato nelle ultime settimane, ovvero durante naturalmente le pressioni inflazionistiche al rialzo e anche le vendite sul tech che abbiamo notato, abbiamo visto invece acquisti piuttosto significativi sul Bitcoin e le criptovalute, ma in particolar modo sul Bitcoin. Questa, come dire, funzione di hedge del Bitcoin sta sparendo ora con queste vendite o no, questo è solo un fenomeno temporaneo legato anche un po' alla natura volatile delle cripto? Sì, beh, probabilmente ci si è fatti un po' abbagliare, come spesso accade quando i valori vanno in su, ci si fa abbagliare un po' dal luccichio dei guadagni facili e si vede più stabilità di quella che c'è in realtà. Sicuramente, in momenti come questo si vede la fragilità delle criptovalute, non è la prima volta, ripeto, ci siamo passati in parecchie occasioni, per fasi come questa. Quindi ancora una volta dipende soprattutto da quanto uno crede nella tecnologia a lungo termine. Il difetto di molti è di vederlo puramente a livello speculativo e chiaramente chi fa così, ne paga le conseguenze in momenti come questi. Volevo capire il tuo parere sul Dogecoin, un'altra criptovaluta, bisogna dire, fortemente promossa da Elon Musk, perché addirittura aveva twittato che adesso molto probabilmente si potrà pagare per i viaggi verso il Marte con il Dogecoin, probabilmente sempre. Qual è il tuo parere? Perché questo era davvero uno scherzo, poi non c'è anche una tecnologia troppo, come dire, troppo corretta dietro la criptovaluta. Sì, beh, diciamo che parte del personaggio di Musk ruota attorno al fatto di essere ironico su tante cose e alla gente sta simpatica per questo. Lo fa anche con i nomi che dà alle Tesla, che ad esempio se pigliamo le iniziali dei modelli esce fuori sexy, oppure anche i prezzi che aveva dato all'inizio, che erano chiari riferimenti a numeri simpatici, mettiamola così. E anche nel caso di Dogecoin gli fa comodo cavalcare quest'onda degli internet memes, no? Quindi la vera utilità, di nuovo, sta al mercato deciderla, perché è nata con uno scherzo, non è necessario che rimanga uno scherzo.
ma come sempre il mercato poi a decidere cosa sarà il fatto di un asset, così come è anche stato nel caso di GameStop con Reddit. Alla fine la comunità che ci sta dietro più o meno è sempre la stessa in quel caso. Ecco, invece l'Ether è un'altra criptovaluta che qualche settimana fa aveva raggiunto i 4.000 dollari, i nuovi massimi storici. Lì c'è una tecnologia molto concreta, ovvero il blockchain dell'Ethereum legato anche ai non-fungible tokens, di cui ne abbiamo parlato più volte, che tra l'altro è un trend in forte crescita, o almeno lo era nel primo trimestre del 2021. Qua invece si tratta di una criptovaluta ben diversa, molto, molto specifica, con, come ho detto, una tecnologia piuttosto stabile. Può essere paragonata al Doge e al Bitcoin nello stesso tempo? Ma Dogecoin era sostanzialmente nata come una copia del Bitcoin, così come ne erano nate a centinaia, che so, anche Litecoin ad esempio è nato come una copia del Bitcoin, con leggere modifiche, ma le modifiche stanno nella quantità di monete minabili, in tecnicismi non troppo rilevanti. Ethereum era nato per portare tutto il mondo degli smart contract su cui poi si basano gli NFTs di adesso. Quindi c'è anche lì un'innovazione rispetto al Bitcoin e anche il fatto che sia comunque la seconda criptovaluta più quotata la rende anche più facilmente accessibile agli istituzionali, perché parte della spinta che ha avuto il Bitcoin negli ultimi mesi è stata data anche dalla creazione di ETFs e ad altri veicoli per permettere agli istituzionali di acquistare criptovalute in maniera indiretta. E lo stesso sta succedendo anche con Ethereum, proprio perché è la seconda criptovaluta più quotata. Quindi, giusto per capirci, per riassumere, tu che cosa ti senti di dire a tutti trader, ma non solo, anche investitori di criptovalute? Insomma, ce ne sono tanti di quelli che ci stanno seguendo. Sì, beh, il solito errore che non è che succede solo nelle criptovalute, ma succede nel trading in generale, è di farsi prendere dall'entusiasmo, dall'emotività e seguire le masse e così via. Bisogna cercare di essere più razionali possibili e analizzare le informazioni al meglio delle proprie possibilità in ogni momento. Questo è l'unico consiglio che mi sento di dare, di cercare di distaccarsi, ma è un consiglio che vale per il mestiere del trading. Che sia applicato ai bond o alle criptovalute. Ottimo, grazie mille Giovanni Contini, co-founder Euclid, grazie per essere stato con noi e alla prossima occasione. Grazie a voi e buona serata a tutti.